vedere le immagini di questo Bari Albino Life, in cui il Bari ha fatto di tutto per complicarsi la vita, perché insomma è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte del presidente del Rimini, avvenuta in settimana, il presidente Bellavista. Dicevo, ha fatto di tutto per complicarsi la vita, perché ci aspettavamo il Bari e che scendesse in campo col coltello ai denti. Bari desideroso di punti, Albino Life ormai praticamente salvo, Mondonico non si è quasi mai alzato dalla panchina, segue che evidentemente insomma ormai considera, e invece nei primi 25 minuti il Bari in campo assolutamente zero, neanche un tiro in porta, anzi neanche un tiro verso la porta. L'Albino Life non è che facesse qualcosa di più, però insomma poi vedremo, riesce ad arrivare al gol, vedete, crea questi pericoli, qui c'è Cristiano che sbaglia, viene anticipato proprio all'ultimo momento, e certo le assenze del Bari, però per vedere questo tiro dalla grande distanza, avete visto la parte del Bari, si è dovuto aspettare il ventesimo, e qui con tre passaggi l'Albino Life che fa passi in vantaggio. Ovviamente potete immaginare il clima che si è creato anche fra i circa 200 sostenitori del Bari, insomma, che ammirevolmente questa lunga trasferta. Poi il Bari comincia a svegliarsi, prende la traversa con Ganci, oggi il migliore, lo sentiremo a nostro avviso, del Bari, e poi questo fallo del portiere Marchetti su Santolubo e il calcio di rigore. Tutti pensano che vada Carlos sul dischetto, e invece no, ci va Ganci che però esegue il penalty in modo ineccepibile. Dunque il Bari che riesce a pareggiare, quindi un incubo che svanisce, e sulle ali dell'entusiasmo Carozza mette questa palla in mezzo, Santolubo anticipa lo stesso Ganci e realizza il gol del 2-1. Insomma il Bari, la paura è durata soltanto pochi minuti dal gol di Berlinghieri prima al pareggio, e poi vedete Ganci addirittura si supera e mette questo pallone sotto la traversa, imprendibile. Sembra che ci sia una deviazione, ma in effetti abbiamo visto anche con le immagini rallentate in studio, in effetti non c'è nessuna deviazione. Dunque si va sul 3-1 e il Bari insomma si respira, diciamo pure chi c'era lì, giornalisti, tifosi, lo stesso Materazzi, insomma col 3-1, con due gol di vantaggio, nella storia del Bari c'è diremo proprio il DNA della sofferenza, per cui dopo che Santolubo fallisce questa grossa occasione per portare addirittura sul 4-1, c'è una reazione d'orgoglio da parte dell'Albino Life che comincia coglie la traversa con Carini, Achille battuto, qui insomma ci sarebbe stato praticamente niente da fare. Poi addirittura vedete con questa conclusione del capitano Previtali che termina un tiro alla Maradona, insomma da centrocampo, un'intuizione, Gillet che comincia ad esibirsi con le sue parate, e poi qui siamo all'azione del calcio di rigore, il tiro di Madonna, la respinta del portiere Baresi, e poi la palla che staziona sempre lì, sempre Madonna che vedete vince comunque un rimpallo, e poi vedete su questa azione c'è il fallo di mani su questo tiro da parte di Ferrari, il fallo di mani commesso da Belmonte, poi vedremo tutto alla moviola, e il calcio di rigore che viene trasformato dallo stesso Ferrari, quindi 3-2, e quindi minuti di sofferenza. Sofferenza perché si pensa, come dicevi tu Claudia, ai fantasmi di Bari Genova, di tante altre occasioni in cui il Bari è stato la stessa partita di Rimini, insomma alle tante rimonte che ha subito il Bari dopo essere passato in vantaggio. La partita invece per fortuna finisce e il Bari mette in cassaforte questi tre punti.